Salve a tutti, amici di CryptoGem e benvenuti a un nuovo video. Oggi andiamo a vedere un gaming token che noi abbiamo partecipato al pre-sale. Andiamo a vedere quanto è salito dall'ultima volta, quindi dal pre-sale che è stato oggi in lancio su Binance e su altri exchange. Andiamo a vedere il market cap. Andiamo a vedere se è ancora buono da comprare quali sono le sue possibilità, perché secondo me questo è uno di quei token che farà molto, molto bene nel bull market. Quindi andiamo direttamente nel sito. Allora. Come vedete qua questo è il sito si presenta così, quindi ovviamente Gaming Token. E cos'è la, la particolarità di questo token? È il fatto che lui vuole. Mettere insieme l'ecosistema, quindi tutte le funzionalità dell'ecosistema gaming in un unico posto. Quindi essere utile sia per gli sviluppatori che per magari hanno un, un gioco e vogliono metterlo sulla blockchain o vogliono mettere parte del gioco sulla blockchain, quindi facilitarli la parte codici sia per chi invece proprio gioca e quindi non vuole avere a che fare con Metamask, i wallet, scambio dei token, robe del genere. Quindi questo ovviamente risolve un problema. A me i progetti che risolvono il problema sono dei progetti. Ottimi ok? Quindi ha anche un wallet che, per esempio, con un clic solo, come se stessi praticamente facendo il login sulla PlayStation o su altra cosa, puoi comprare, vendere, giocare, fare tutte le cose senza andare su MetaMask, confermare, fare la transizione e tutta questa minata che sappiamo molta gente ovviamente non è così tecnica da starci dietro. Altra cosa collega gli NFT tra di loro, quindi su altre chain, per esempio puoi interagire con, la, con, con Matic, BNB, Ethereum e altre chain, ovviamente ARPS per esempio, eh, e mandare sia i, tui, i tuoi NFT, quindi per esempio se c'è una navicella spaziale, oppure magari vendere su altri marketplace. Quindi questo è un ottimo progetto che risolve un problema, perché ovviamente l'interazione tra diverse chain e tra diversi. Uh, giochi, questa è una cosa che non è ancora stata risolta e quindi abbiamo Xai che è un altro in cui abbiamo investito e Portal che lo stanno cercando di risolvere. Uh, poi un'altra cosa, il token verrà usato ovviamente nell'ecosistema e non ci sarà bisogno di andare al token nativo del gioco, quindi ogni gioco sapete avrà un token, Portal risolve comunque questo problema mettendo a disposizione ovviamente il suo token come scambio per evitare di andare sempre al token nativo. E anzi, andiamo a vedere: questo è il sito, ovviamente, qua fa vedere questo è il wallet, vedete con un sign in veloce. L'user dall'altra parte non sa neanche che sta praticamente interagendo con una blockchain quindi non avrà tutta la scassatura di andare a fare il sign in fare il wallet ricordarsi la frase quelle cose lì uh, anche per esempio giochi sulla playstation o giochi sul, uh, sul mobile possono essere messi e questa è una cosa ottima perché ovviamente aiuterà molto anche gli sviluppatori quindi come vedete questo è il sito hanno già un sacco di partner andateli a vedere perché è uno dei più bullici in questo momento come token diciamo quindi hanno fatto un ottimo marketing quelli del, del marketing team quindi il loro marketing team ha fatto un ottimo lavoro e ovviamente un'altra cosa che mi piace è il fatto che loro. Eh, Realmente stanno risolvendo un problema. Poi avranno anche i nodi più avanti, ancora non sono disponibili. Un'altra cosa che mi interessa, ve lo dico subito: sono i loro nodi. Quindi, ho mandato la richiesta per vedere quando saranno disponibili a che prezzo. Ma andiamo a vedere la call che abbiamo fatto anche. Perché, come sapete, noi facciamo tutto live e faccio sempre vedere quello che facciamo. Eh, perché io metto sempre i soldi dove la mia bocca, dove vanno i miei soldi, i miei soldi dove va la mia bocca. E come vedete, il 16 dicembre abbiamo già messo il link del Presale dove la gente poteva comprare e Quanto ho fatto in presale? Come vedete, in presale oggi è salito, è arrivato fino ai 4 dollari, addirittura ai 3,8. Io ho venduto a una media di 3 dollari, che sono un 20x del mio investimento, quindi 20 volte il mio investimento. Ovviamente avevo soltanto il 15%, il resto viene dato linearmente, che per me è ottimo. però già con il 15% che ho investito, vi posso dire che sono un sacco di soldi. Questo vuol dire che, se per esempio, eh, investi 1.000, in questo momento avresti 20.000, 20.000 se ti danno il 15%, comunque hai 15.000 disponibili per, anzi 3.000 scusatemi Avresti 3.000 disponibili per te da rilevare, quindi vedete: con un piccolo investimento di 1.000, avresti 3.000 e in più ci avresti ancora 17.000 da ritirare. Quindi, come vedete, ovviamente questi pre-sale sono molto speculativi certe volte perché compri non sapendo cosa stai comprando, non sapendo se andrà bene, quindi entri un po' alla cieca. Ovviamente, entrare con cifre grosse deve essere molto sicuro, però. Noi cerchiamo sempre di mandare i migliori, ovviamente quando sono un po' più pericolosi lo dico. Quando sono un po' più sicuri, ovviamente lo mando e dico: magari ho partecipato o voglio partecipare, la mia locazione non la rivelo mai, perché ovviamente <coughs> non dico mai quanto metto dentro. Però perché lascio la scelta alla gente, non voglio che la gente vada dentro. Che se io dico, io ho messo. 20.000 euro che sarebbero 400.000 in questo momento ovviamente la gente magari uno che ha solo 10.000 euro entra con 10.000 euro però magari quella volta va male a me magari 20.000 euro non mi fanno niente se li perdo però a lui 10.000 euro magari gli rovinano la vita quindi il motivo per cui non dico mai la mia locazione è proprio per non creare fomo quindi lascio che la gente faccia una locazione intelligente anche se c'è 100 euro, comunque 100 euro sarebbero già un, una bella somma, un 20X, anche 200 euro, 600 euro. Quindi, come vedete, questo è stato un ottimo, uh, un ottimo pre-sale. Parliamo adesso, in questo momento, del token e di cosa penso. Allora, innanzitutto, se andiamo a vedere il chart, è molto giovane, quindi in questo momento il chart non ha ancora trovato un bottom. Sappiamo che è arrivato fino alla zona degli 1,85. Prima di fare un pump, quindi la zona degli 1,85 sicuramente vi interessa. Se vedo per esempio una presa di liquidità e una chiusura sopra, mi indicherebbe che i 2 dollari sono molto forti. In questo momento c'è pressione di vendita, però ha tenuto bene. Di solito i pre-sale non vanno mai a finire così: cioè di solito i pre-sale vieni gli spike, e poi dei dump, e poi lateralizza per un, eh, poi va su. Questa volta non è successo. Infatti, come vedete, è stato, è stato listato, è nato ai 3 dollari, e poi è rimasto in questo range è pazzesco. Quindi molto forte questo token. A livello del market cap, il market cap siamo a 426 milioni, quindi non ancora gigantesco. Se dovesse scendere un 50%, quindi saremmo circa un 200 qualcosa di market cap, sarebbe ottimo perché comunque arriverebbe a 1,15, 1,5, 1, 5, ma secondo me già 1,5 è un bel supporto. Però ancora non vedo niente, io ho venduto ovviamente perché ho preso un bel po' di profitto, diciamo, um, e poi c'è ancora tutta la locazione oltre diciamo, ancora l'85% allocato e quindi non mi, sembrava, non mi sembrava diciamo intelligente non prendere profitto il mio target il mio target a lungo termine quindi probabilmente anche alla fine dell'anno vediamo potrebbe essere verso i 10 dollari ok verso i 10 dollari ovviamente succede qualche notizia FOMO da qui può arrivare 7-8 dollari però chi ha fatto il pre-sale abbiamo preso solo il 15% il resto viene rilasciato nel giro di 12 o 15 mesi, una cosa del genere. Quindi è una forzatura di holding, però come ho detto i soldi sono già tornati con un bel profitto e quindi non mi interessa holdare il resto. Comunque ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda Portal, dateli un'occhiata, è un ottimo progetto secondo me, ha i nodi, andate a vedere anche la parte per sviluppatori, vedete qui Fast Test, spiega un po' come funziona, le partnership, questa è la home si chiama Portal, del... lascerò il link sotto ovviamente così andate direttamente nel punto giusto e come sapete io sono molto bullish sul gaming sia quest'anno che per l'anno prossimo perché secondo me il gaming è ancora molto molto piccolo e c'è ancora un sacco di spazio per crescere. Comunque questo è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ovviamente lasciate un like, mi piace, iscrivetevi al canale se vi interessano queste cose e ci vediamo al prossimo